Subito prima di iniziare vi avverto che il video è pieno di spoiler sul finale di God of War, quindi se non l'avete ancora giocato andatelo a recuperare. Buon day a tutti ragazzi, sono RS92 e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi voglio parlare ragazzi di tutto ciò che sappiamo al momento sulla nuova gioco di God of War, ovvero di Santa Monica, quindi God of War Ragnarok. Come sapete è stato presentato al PlayStation Showcase del 2021, ovvero quello che si è tenuto settembre scorso. Ragazzi, quindi come andiamo alla pagina ufficiale di God of War Ragnarok? Subito partiamo spediti, andiamo sostanzialmente sul sito playstation.com, scorriamo fino a trovare le nuove uscite, schiacciamo la freccetta di qua e troviamo quelli giochi che sono in arrivo. Qui troviamo Elden Ring, troviamo Gran Turismo, troviamo Far Cry, troviamo Call of Duty Vanguard, troviamo Back 4 Blood, troviamo Stray, troviamo Uncharted, troviamo Battlefield 2042, troviamo Ghost Recon Wildlands, Grand Theft Auto 5 per Next Gen e troviamo ovviamente anche God of War Ragnarok. Andandosi a schiacciare ragazzi si apre diciamo la pagina di God of War Ragnarok dedicata tutta a lui sul PlayStation, sul sito di PlayStation. Sostanzialmente ora cosa andiamo a fare? Andando giù troveremo un sacco di cose, molte cose interessanti sul nuovo God of War. Quindi direi che possiamo andarlo a leggere. Qua c'è il trailer ufficiale che credo che se siete interessati avrete già visto. Se volete però vi lascio il link in descrizione, se riescono anche qui in alto a destra nelle schede, per il trailer in italiano di God of War che è uscito recentemente, almeno per quanto adesso sto registrando insomma. Ragazzi, qua ci sono vari screenshot del nuovo God of War, cose che abbiamo già visto anche nel trailer, però giustamente li andiamo a vedere. Questo dove troviamo Brock, Kratos e Atreus in quello che è appunto il centro dove si trova l'albero del mondo presente anche in God of War. Poi andando di qui troviamo un combattimento con non saprei cosa sia, è un scagnozzo di un regno, credo, mi sembra Alfheim ad occhio. Sì, ad occhio mi sembra Alfheim, potrebbe essere anche un nuovo regno oppure uno dei vecchi regni però cambiato, quindi potrebbe essere potenzialmente anche Midgard. Insomma, uno scagnozzo, per esempio gli elfi in Alfheim oppure i Draugr in Midgard. Qua invece troviamo Freya, appunto abbiamo visto nel trailer, che secondo me sarà un personaggio molto interessante, se non uno dei personaggi più interessanti, oltre a Kratos, Atreus e a Tyr e Thor. Io appunto arrabbiata con Kratos appunto perché ha ucciso Baldur, ovvero colui che all'inizio del gioco era chiamato lo sconosciuto. Dopo invece qua troviamo Atreus che trova Tyr, appunto è stato imprigionato da Odino. Quindi molto carino questa scena qua, anche devo dire, scusate se quando metto qualcosa fa questo zoom qua, ecco adesso così magari posso mostrarvelo meglio. Questa scena grafica secondo me graficamente è molto bella, a parte le texture che sono simili a quelle di God of War, però anche la luce insomma mi sembra molto carina, non sarò un patito di God of War però. Invece questo è uno che abbiamo visto nel trailer, non è mostrato nel God of War del 2018, probabilmente non so, sarà un notaio, non saprei cosa potrebbe essere. Qua troviamo sempre Tyr che è molto più alto di Kratos come abbiamo visto nel trailer. Qua troviamo Kratos che entra in una città, in un paese, insomma in un porto, in Midgard. Non mi viene cosa sia, probabilmente non è stato mostrato nel God of War del 2018. Ma trailer a parte, troviamo la panoramica del gioco. Kratos e Atreus intraprendono un mitico viaggio nella ricerca delle risposte e alleati prima che sopraggiunga Ragnarok. Quindi quello che ci è stato spiegato anche nel trailer, appunto, se non ancora avete visto in italiano, che si capisce un attimino di più di quello in inglese, vi lo lascio qui in alto a destra nelle schede oppure in descrizione. E in arrivo dagli sviluppatori di Santa Monica Studios si chiede l'apprezzatissimo God of War del 2018, che tra l'altro recentemente per i lettori di IGN, God of War 4 è il gioco migliore della storia del videogioco. Infatti è molto bello ragazzi, se avete PlayStation 5 con PlayStation Plus è gratuito, qua PlayStation Plus Collection, quindi se avete PlayStation 5 e PlayStation Plus vi consiglio di andarlo a giocare, se no adesso costa una roba tipo 20 euro, quindi titolo che vi consiglio
vivamente di giocare. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei 9 regni, quindi troveremo tutti i 9 regni, mentre in God of War abbiamo visto Jotunheim, Midgard e Alfheim. Ne vedremo 9. Alla ricerca di risposte, mentre si prepara una lunciata battaglia che segnerà la fine del mondo, appunto il Ragnarok. Insieme a Kratos e Atreus si addentrano nei 9 regni in cerca di risposte, mentre le milizie di Asgard si preparano alla guerra. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dei, norreni e mostri. Quindi combatteremo i dei. Secondo me combatteremo, vabbè, ovviamente Thor all'inizio del gioco, per riprendere la battaglia che poi ci sarà, che è stata annunciata appunto nel post credit di God of War 2018, appunto. Potremmo combattere Tyr, potremmo combattere Odino, potremmo combattere, non so. Man mano che la minaccia del Ragnarok si avvicina, Kratos e Atreus si ritrovano a dover scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni. Questo è uno spunto che secondo me indubbiamente terrà a Kratos a scegliere, visto che questo qua è l'ultimo capitolo della saga nell'arena di Kratos. Secondo me l'ultimo capitolo comunque ci sarà, ma sarà soltanto con Atreus, perché Kratos sceglierà di salvare i 9 regni e quindi vedremo compiuta quella miniatura che abbiamo visto nella fine di God of War, dove Atreus se ne va al corpo morto di Kratos. E sarei molto dispiaciuto se Kratos morisse, ma avrebbe senso. C'è tutti i link in descrizione del sito di PlayStation, del sito di God of War Ragnarok e di tutti i vari cose che vi ho citato. Coloro che sfidano il fato, ovvero una caratteristica principale, Atreus cerca informazioni che possono aiutarlo a comprendere la profezia di Loki, perché appunto abbiamo scoperto che Atreus è Loki, e il ruolo che lo attende nel Ragnarok. Kratos deve decidere se restare incatenato dalla paura di ripetere i suoi errori o se liberarsi dal passato e diventare il padre di cui ha bisogno Atreus. Poi le armi da guerra, quindi si dice che oltre al Leviatano e nel nome del caos ci sia anche un'altra arma. Oltre a una miriade di nuove abilità sia per Kratos che per Atreus, fanno ritorno al Leviatano, le lame del caos e lo scudo del guardiano, nell'affrontare dei mostri dei 9 regni nel tentativo di proteggere la sua famiglia. Le letali abilità spartane di Kratos saranno messe a dura prova come non mai. Poi qua vediamo, vabbè, scene del trailer che sinceramente non sono commentabili. Poi troviamo Andromaca, ovvero colei che sarà madre di Jormungandr, ovvero il serpente del mondo che troviamo nel God of War del 2018, appunto, che sarà protagonista del Ragnarok, appunto, perché la mitologia vuole che nello scontro tra Thor e Jormungandr si creerà il Ragnarok. E quindi, insomma, ci sono stati vari dibattiti. Se volete vi lascio qualche link in descrizione, anche dei video che parlano di tutto questo, di approfondimenti. Poi ragazzi, quando esce il nuovo God of War uscirà nel 2022. Per tutti gli aggiornamenti su tipo pubblicazioni del gioco, bla bla bla, seguite Santa Monica su Twitter, Instagram e Facebook. Ragazzi, io ho fatto un video, uno short, dove vi spiego perché secondo me God of War purtroppo uscirà nel 2023. Anche questo sembra una ripetizione, ma ve lo lascio qui in alto nelle schede e anche in descrizione. Sono previste opzioni di upgrade per God of War Ragnarok? Sì, God of War Ragnarok prevederà un'opzione di upgrade digitale da disco dal gioco digitale per PS4 a versione digitale per PS5, ha un costo aggiuntivo, quindi costerà quei fatidici 10 euro. Credo che sia anche giusto, secondo me. Quindi ragazzi, questo è quello che sappiamo per adesso su God of War Ragnarok tramite il sito PlayStation. Appunto, vi lascio un sacco di link in descrizione utili, anche di video di approfondimento di altri canali che me sono fatti anche molto bene. Io direi che se vi è piaciuto questo video lasciate un bel mi piace, e se guardate spesso i miei video e vi piacciono vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi nessun mio video futuro. Quindi detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.